Ciao a tutti, sono De Casa e siamo qui con un nuovo video. Oggi volevo portare sul canale un nuovo format dove mostrare alcuni oggetti che ho comprato in qualche mercatino usato o comunque ho trovato in giro. Chi voi mi segue pure su Instagram può averlo già visto in qualche mio post. E si tratta di principalmente oggetti di elettronica, vintage, chi più chi meno. E volevo portare più di un video in questo modo e spero che possa piacere. E appunto mostravo questi oggetti e raccontavo più o meno le loro storie. Quindi, detto questo, cominciamo dal reparto fotografico, ovvero questa è un'altra macchina, quindi diciamo il reparto fotografico della mia collezione, tra virgolette. Questa è una Yashica FX3 Super 2000, è circa degli anni 90, completamente analogica tranne per l'esposimetro elettronico, che poi vi farò vedere il suo funzionamento. Allora, questo è un timer, cioè si gira e dopo un po' scatta la foto. Poi dietro mirino, questo per caricare il rollino, e questo tasto è per fare la foto, si schiaccia e fa la foto semplicemente. Poi ghiera per regolare, doppia ghiera, poi vi faccio vedere. La prima ghiera è per regolare il bilanciamento del bianco, cioè si gira così, ok. Poi più seconda ghiera, regolatore dell'ISO, si solleva e come potete vedere, aspetta, avvicino un attimo, gira la ghiera dentro, come potete vedere. Questa l'ho presa in un mercatino dell'usato, l'ho pagata circa 40 euro, adesso non mi ricordo precisamente, ho preso qualche mese fa. Però ovviamente non è che con 40 euro mi è andato solo questo. Mi è andato anche un flash della Starblitz, togliamo il cristallo che non ci serve, che è manuale ma anche automatico girando questa diretta qua. Come potete vedere esce un sensore che fa tutto lui, diciamo. Poi è comodo che ha l'8 show, sia il flash ovviamente che la fotocamera, ovvero che si inserisce qua, così, e funziona, senza cavi vari, perché alcune vecchie macchine fotografiche appunto bisogna usare questo cavo qua, che va bene, assogliatorio. Poi funziona tramite quattro batterie AA, non ce le ho in questo momento, però comunque funziona. E un tasto di test, ovvero se ci sono le batterie schiaccia test, si accende semplicemente. E poi la cosa più importante, l'ottica, sempre Yashica. Adesso andiamo a montare, svita qua, svita qua sotto, si andrebbe pulita, però vabbè. E come vedete qua c'è un pallino rosso e ce n'è pure uno qua, e bisogna allinearli per inserirla così, e poi si gira da questo lato e poi dopo il clack è a posto. Poi si toglie il copri ottica marchiato Yashica, e questa è appunto la nostra ottica 35-70 mm, sarebbe lo zoom, ed è questo per regolare lo zoom, questa ghiera qua, più questo è per la messa a fuoco semplicemente, questa qua più grande. Adesso parliamo dell'esposimetro elettronico. Funziona in questo modo: si guarda nel mirino appunto e si schiaccia il tasto, non tutto ma tipo a metà, e appariranno delle luci. Adesso vediamo se riesco a farvele vedere. Come potete vedere si vede una luce rossa lampeggiare, perché beh, continuo a schiacciare io. Semplicemente sono tre luci, una rossa, quella che avete visto voi, che sta a significare che c'è poca luminosità, quindi è sottoesposta. Poi ce n'è uno in mezzo, che sono in tipo a semaforo in verticale, uno in mezzo un pallino verde, vuol dire che è giusta come luminosità, e una sopra che è un più verde, che vuol dire che è sovraesposto, ovvero che c'è troppa luminosità. Ah, poi qua dimenticavo che qua c'è lo slot per mettere una batteria tampone appunto per far funzionare il tutto. Ok, detto questo vi racconto appunto la storia che sta dietro a questa macchina fotografica. Come dicevo prima, l'ho presa in un mercatino dell'usato ed ero andato lì appunto perché volevo comprare una macchina analogica. C'era questa e anche una Nikon, mi sembra, una Canon, adesso non mi ricordo, non solo quella, però mi hanno colpito queste due qua. Poi alla fine ho scelto questa,
sapendo che mio cugino ne aveva una. Io gli ho fatto una foto, cioè gli ho detto il modello per chiedergli se andasse bene, perché già mi ero informato, però per sapere la sua opinione principalmente. E mi fa, sembra il mio modello, però il colore è diverso, sarà una revisione diversa. E alla fine abbiamo scoperto, perché la sua era tutta nera, perché negli anni 90 circa se ne andava a fare le macchine fotografiche, come anche adesso che sono tutte nere. Prima si facevano questa colorazione qua, grigia e nera. Cioè la colorazione principale era nera, poi c'era pure questa colorazione qua, quindi la rende un attimo più, non dico più rara, ma comunque meno comune rispetto a una tutta nera. Poi beh, questa qua ha qualche difetto. Su ottiche no, sono solo sporche, vanno pulite semplicemente, la tappo. Non è niente di che. Sull'ottica allora c'è una sembra una botta, ma non è una botta, perché sennò sarebbe totalmente rotta, perché funziona, provata. Come vedete qua è segnata in qualche modo, però vabbè, funziona. Poi beh, qua una mini crepa, però comunque è tutta plastica, non è di metallo. Anche qua, anche qua, e qua un segno, come potete vedere. Però niente di che, niente di importante, diciamo. L'importante appunto che funzioni, che non sia troppo conciata. E quindi sono contento, diciamo, del mio acquisto. E vi metto l'altra mia macchina fotografica che ho. Come potete ben vedere, è una Polaroid, come c'è appunto scritto qua, super color, quindi a colori. Funziona che si apre così e mostra l'ottica, che è questa qua centrale. Questo è il mirino. Qua si può regolare, scusate il rumore, leggermente l'esposizione, più scuro, più chiaro. E così dovrebbe essere giusto, diciamo. Flash incluso. E questo è il mirino, questo non ha niente di elettronico, totalmente analogica. E appunto è Polaroid, per chi non lo sapesse, sono quelle che quando si fa la foto esce la foto da qua e la stampa su, cioè la stampa, poi bisogna aspettare un po', dare un po' di tempo e appare la foto semplicemente. Questo è il tasto per scattare. Vabbè, adesso non scatta perché è chiuso, si scaccia così. Poi non so, questo è per, penso, bisogna impugnarla così e poi quando si è sicuri si schiaccia, non so bene a cosa serve questo doppio coso. Quindi non lo so, poi vi racconto la storia appunto di questa. Poi paraocchi qua non c'erano, ho preso uno su eBay, non so se è originale perché mancava, quindi, però dovrebbe essere molto simile, perché come vedete qua si era rotto ed era saltato via quello originale, però vabbè. E poi appunto faccio vedere che si apre qua per mettere la cartuccia. Purtroppo non ho cartuccia, questa è quella vecchia che è finita, come potete vedere. Si inserisce qua la cartuccia e ha tot film, cioè tot scatti. E niente, adesso vi racconto la storia, tanto non c'è tanto da dire, mettiamo via questa. E appunto questa qua non l'ho comprata, ma bensì apparteneva a mio padre, l'ho trovata da miei nonni, lui si ricorda di averla ma non sapeva dove era. Ho cominciato a frugare qualche tempo fa e l'avevo trovata e poi l'ho portata a casa e diciamo l'ho, non dico aggiustata, comunque mancava solo questo, però ha dei problemi perché penso, come potete vedere, c'ha dei segni qua nelle ottiche, non so se è ammuffito qua, perché quelle vecchie si ammuffivano, quindi non so se riuscirò mai a metterla a posto, perché se le ottiche sono ammuffite costa tanto metterle a posto semplicemente, e quindi al massimo la tengo così, tanto per, rispetto all'altra che basta comprare un rullino ed è a posto, senza troppi problemi. E quindi questa qua momentaneamente rimane così, tanto per averla, diciamo, visto che tanto nessuno la usava, però molto molto bella. Adesso vi faccio vedere una rapida comparazione di dimensione più che altro, che poi potete averla già vista prima. Cioè come vedete è molto più grande, perché comprende, non tanto perché ha ottiche migliori, cosa dire, più che altro perché c'ha la parte qua sotto, diciamo, dedicata all'alloggiamento appunto delle cartucce, che è più, sono più ingombranti rispetto a un rullino, che è tipo così, forse ne ho uno usato, vi faccio vedere. E appunto c'è la parte della stampante, quindi è ingombrante più che altro per quello. Ecco, questo qua è un rullino normale, questo qua è pure gold, questo qua l'ho trovato dentro la macchina fotografica, però non so, cioè del proprietario precedente. Sarei curioso di farle sviluppare per vedere che cosa c'è, però vabbè. Però lo tengo lì, metti che qualche volta mi viene voglia di spendere un po' di soldi a caso, lo faccio sviluppare per vedere che foto ci sono. E vabbè, però ce l'ho qua, quindi semplicemente posso farvi vedere come si inserisce al massimo. Non volevo essere sicuro perché una volta chiuso non si può più riaprire, comunque si inserisce così,
si tira qua e basta, si chiude, fine. Non è niente di che. La prima cosa è tipo di plastica, perché se si apre la pellicola quando è aperta è un casino, si rovina. Quindi c'è, non che si rovina, la si butta via. E quindi il primo strato, diciamo, è di plastica. E quindi, dopo aver fatto vedere queste due, che sono appunto le mie uniche due esemplari del reparto fotografico della mia collezione, passiamo a un altro reparto. Ma questo lo vedremo al prossimo video.